Medicina e tecnologia, biologia e fisica. Sono 13 gli esperimenti di matrice italiana di cui si occuperà l'astronauta Paolo Nespoli durante la missione Vita sulla Stazione Spaziale Internazionale. I loro risultati contribuiranno alle cure per numerose patologie, aumenteranno la nostra conoscenza dello spazio e saranno utili a preparare le missioni di lunga durata del futuro, a partire da quella dell'uomo su Marte. L'agenzia Dire li racconterà uno per uno con interviste ai responsabili e visite ai laboratori in cui sono nati. L'esperimento di cui ci occupiamo questa settimana è Perseo. L'obiettivo è costruire un'armatura spaziale in grado di difendere gli astronauti dalle radiazioni cosmiche. In questa fase embrionale del progetto, la protezione è affidata a una giacca piena di acqua. Paolo Nespoli la indosserà a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Allora, l'esperimento Perseo consiste nella realizzazione di un prototipo di una giacca che sia un dispositivo di schermatura dalla radiazione, in particolare nel caso di eventi solari. Gli eventi solari sono delle tempeste, dei momenti in cui l'attività del Sole fa sì che vengano emessi nello spazio dei grandi flussi di particelle, principalmente protoni, e queste particelle sono in grado di penetrare lo shielding, quindi la schermatura dei vari veicoli, dei possibili habitat, raggiungere l'astronauta e possono causare dei danni alla salute dell'astronauta, in particolare dei danni immediati. L'idea di Perseo è quella di sviluppare una giacca che possa essere riempita d'acqua. Questo perché l'acqua ha delle buone proprietà in termini di schermatura, quindi di protezione da questo tipo particolare di radiazione, e soprattutto perché l'acqua è un materiale facilmente disponibile nello spazio, o meglio, è sicuramente un materiale che, qualora si preveda una futura missione di lunga durata o in un qualsiasi habitat spaziale, dovrà sicuramente essere disponibile. Quindi l'idea, il driver, diciamo, è quello dell'ottimizzazione delle risorse già sicuramente a bordo. Quindi non lanciare nuovo materiale per proteggersi, per schermare, ma utilizzare quello che si ha sostanzialmente. Quindi l'idea è di costruire questo prototipo. Il prototipo verrà testato a bordo della stazione spaziale da Paolo Nespoli. Tecnicamente, cosa dovrà fare Paolo Nespoli sulla Stazione Spaziale Internazionale? Allora, Nespoli dovrà verificare che il design di questa giacca sia, diciamo, ben fatto, che il prototipo che abbiamo costruito sia, diciamo, semplice da utilizzare in termini di praticità della sessione di riempimento dell'acqua dal dispenser di acqua di bordo, e poi soprattutto che, una volta indossato, gli consente comunque di muoversi liberamente. L'astronauta non deve sentirsi chiaramente impedito nei movimenti nel momento in cui indossa questa giacca, questa protezione. E quindi gli chiederemo di indossare la giacca, di riempirla, di indossarla, di fare alcune attività, delle attività molto semplici, proprio per verificare che ci sia la libertà di movimento necessaria, e soprattutto anche per verificare che l'astronauta riesce ad adattarsi a questo aumento di massa, perché chiaramente siamo in assenza di gravità, ma l'astronauta si fa carico della massa d'acqua che lo protegge. Stiamo parlando comunque di un aumento di massa considerevole, perché avremo circa un 20 litri d'acqua all'interno di questa giacca. Quindi l'astronauta deve imparare a muoversi con questo aumento di massa, con questo aumento di massa inerziale. E deve poi svuotare questa giacca. L'acqua non viene sprecata, questo è chiaramente un altro dei punti di forza dell'esperimento, perché viene reinserita nel sistema di recupero di acqua di bordo, per cui a tutti gli effetti la risorsa acqua non è sprecata per la schermatura, ma è utilizzata e poi resta comunque a disposizione. Per ora è un giubbotto, ma l'evoluzione di Perseo potrebbe arrivare ad essere una copertura per tutto il corpo. Nella concezione della schermatura, quello che abbiamo pensato per il momento era di proteggere gli organi più radiosensibili dell'astronauta. In particolare, in tutta una fase preliminare relativa al progetto, che è stata una fase principalmente di simulazioni al computer, abbiamo verificato che gli spessori scelti e la posizione di questi spessori sia tale da garantire una buona riduzione di dose, quindi di quantità di energia che la radiazione deposita, al midollo spinale, quindi al midollo osseo, al midollo spinale in particolare.
per cui abbiamo valutato che c'è una buona protezione derivante da questa armatura. Chiaramente i modelli futuri potranno prevedere degli sviluppi, potremmo cercare di disegnare la giacca in maniera più ergonomica. Ora per iniziare ci siamo dovuti forzatamente basare su un design molto semplice, insomma, perché vogliamo innanzitutto verificare che la cosa sia fattibile, poi c'è sempre spazio per miglioramenti in quanto a modelli futuri e alla distribuzione in termini di ergonomicità, soprattutto dell'acqua. Il giubbotto antiradiazioni ha conquistato l'immaginario collettivo, come se facesse diventare l'astronauta un supereroe. Secondo lei come mai è piaciuto così tanto anche a persone che magari di solito non si occupano di spazio? Beh, probabilmente uno dei punti di forza è sicuramente la semplicità dell'idea, nel senso che proteggersi con quello che si ha a disposizione è un messaggio forte, se vuole, ed è un messaggio molto valido in un ambiente spaziale, in un ambiente ostile come l'ambiente spaziale, in cui si deve utilizzare quello che si ha forzatamente. E l'idea ha anche sicuramente anche di fantascientifico, nel senso che si tratta appunto di questa armatura, di una specie di armatura, Nespoli stessa l'ha così definita, di una specie di armatura contro la radiazione, per cui probabilmente ha scatenato particolare interesse anche per questo aspetto più fumettistico, più fantascientifico del cinema, se vogliamo. Perseo, coordinato e finanziato dall'Agenzia Spaziale Italiana, è un esperimento che coinvolge molte realtà universitarie e aziendali. Oltre al Dipartimento di Fisica dell'Università di Pavia, partecipano Thales Alenia Space, Aviotech, Altec, la Società Metropolitana Acque Torino, Kaiser Italia, Ares Cosmo e l'Università di Roma Tor Vergata. È un progetto che apre anche altre strade, contiene infatti anche esperimenti paralleli. Che è un contenitore di acqua che lanciamo pieno e che poi porteremo nuovamente a terra per effettuare delle analisi. Questo contenitore sull'acqua contenuta in questo piccolo contenitore da mezzo litro. E questo è un esperimento, se vuole, parallelo, nel senso che così facendo verifichiamo che il contenitore è in grado di mantenere la potabilità dell'acqua. Quindi l'acqua viene caricata a terra, il contenitore si spedisce e torna. Effettuiamo delle analisi su quest'acqua e verifichiamo che la qualità di quest'acqua è rimasta inalterata. E così facendo dei possibili modelli futuri potranno prevedere direttamente l'utilizzo di un materiale tale da garantire la potabilità dell'acqua a contatto con questo materiale. Quindi in un futuro non troppo lontano potrebbe essere possibile poi, se vogliamo, bere direttamente anche in caso di necessità da questa giacca, e chiaramente stiamo parlando di scenari più futuristici. Chissà, speriamo ovviamente. E poi devo citare anche l'altro partner, che invece è un partner universitario, che è il Dipartimento di Fisica dell'Università di Roma Tor Vergata, che ha un ruolo importante in una fase poi successiva del progetto, che è quello di verificare con delle misure di radiazione a bordo della stazione spaziale di quanto questi spessori d'acqua sono effettivamente in grado di ridurre il livello di radiazione. Quindi verranno fatte delle misure con il rivelatore Altea Lidal per verificare appunto quanto l'acqua e lo spessore che scegliamo è in grado di ridurre la radiazione a bordo della stazione spaziale.